altri gruppi giustamente che invitavano a partecipare e quest'anno siamo andati in unità al a Capannelle per il Rocchino, che poi non è solo Capannelle, però c'è questo nuovo qua, montare in unità e esibirsi ad artisti, diciamo, che magari da un abbiamo fatto presto. Diciamo, questa è l'arena intermedia, abbiamo un'arena molto grande e questa è un'arena che è più accogliente, può ospitare fino comodamente oltre le 5.000 persone, non tutti lo sanno, ma è un palco storico perché mi ha suonato Lou Reed, David Byrne, Joe Cocker, Buena Vista Social Club, Baziato, ma è un palco dove sono sentiti tantissimi artisti, no? E poi potete vedere che l'arena è quasi un salone, sì, sì, nel verde, molto giovanile, come luogo, sembra dal risultato, almeno questa è la mia sensazione, che sia un progetto abbastanza riuscito, era un luogo che in città manca. Che vogliono esibirsi su un pubblico più raccolto e è una rete di certo e un teatro. Senti, le altre novità per quanto riguarda quest'anno, insomma, noi abbiamo partecipato anche alla conferenza, quanti che non sono raccontarci. Guarda, stiamo progettando un'arena nell'area grande con delle sedute, questa cosa la stiamo sperimentando. Poi di venire stiamo immaginando di realizzare qui una scuola di musica, una scuola di videomaker orientati alla produzione di video musicali, queste saranno le prime novità che stiamo cercando di mettere in campo per il prossimo anno. Senti, Capannelle, in un certo senso l'ippodromo siete voi direttamente? No, la gestione dell'ippodromo è una cosa complessa, è una società storica che è il suo gruppo, devo dire, a mio avviso ha mantenuto un bene pubblico in un buono stato. Noi abbiamo un accordo con loro ogni anno, ci consentono di fare le nostre proposte, grande tranquillità, c'è grande sinergia e anzi colgo l'occasione per ringraziarli, sono stati sempre molto attivi e partecipi ad aiutarci a trovare le soluzioni più adatte. Senti, la line-up, insomma, di tutta la rassegna è molto incentrata appunto sulla musica italiana, a parte le polemiche che ci sono state, non so se puoi dirci qualcosa per quanto riguarda il film, ma anche il video, ma quello non l'abbiamo fatto. No, che è una provocazione. In realtà, come si chiama, il termine rock per noi non definisce il genere, ma la musica a 360 gradi. Abbiamo fatto delle scelte di fare un festival diffuso, abbiamo individuato i luoghi più adatti, sono gli artisti, quindi è un po' più giovanile che ha voglia di non stare comodo, che ha voglia di partecipare a un festival, un po' più sullo stile inglese, dove ai festival si va, si sta in piedi, si beve, si comunica, non tanti in Italia prediligono il concerto seduti, stile teatro. Io per esempio mi annoio a vedere un concerto anche di musica rock o cucina stando seduto, non riesco a vedere la musica a me sta in piedi. Senti, per quanto riguarda la line-up, non so qual è la soddisfazione più grande. Diciamo che gli artisti sono tutti uguali, non si fa una differenza per il pubblico che seguono, non è molto importante. Se non sono importantissimi oggi lo diventeranno domani. Guarda, noi ospitammo Poets 4 anni fa quando abbiamo fatto Italia Way, c'erano 2.000 persone, dopo 4 anni l'altro anno abbiamo fatto 30.000. Gli artisti crescono, tornano da noi, sono contenti, sentono a casa. E poi la cosa importante credo che sia un luogo di periferia questo, dove in realtà
qual è il vinile a cui sei più legato? Il vinile, forse quello dei Velvet, non il disegno della banana, quello è uno perché mi piaceva sia l'artista che l'ha disegnata che il contenuto, però ce ne sono tanti di vinili. Ne avevo alcuni a cui era forse il primo che comprai, dove c'era De Gregori e Venditti, uno da una parte e dall'altra, credo dove c'era Roma Capoccia, era di due colori. Quello è uno dei primi vinili che io comprai, costano tanti, diciamo questi due, se vuoi. Quello di Cuccini, io Paolo Fabio, ma ce n'erano tanti. Va bene, allora ti ringraziamo. Grazie, e poi ci accogliamo il concerto.